Eccoli i baby spacciatori dello Sperone, quartiere popolare alla periferia est di Palermo. Sono giovanissimi, neanche quindicenni, inviati insieme ai loro piccoli amici a consegnare le dosi. Portano di tutto, cocaina, hashish, crack, le nascondono nel portaoggetti della bici e poi via fra questi palazzoni fatiscenti trasformati in un supermarket della droga a cielo aperto. Sono in tre, Cristian, Salvatore e Giuseppe, a correre da una parte all'altra tra le bancarelle del mercato rionale o davanti alle scuole. Ad organizzare e sovrintendere al loro lavoro ci sono le donne dello Sperone, madri, mogli, conviventi. Intere famiglie che partecipavano a questo lucroso giro affari, 57 le ordinanze di custodia cautelare emesse dai giudici di Palermo, 37 in carcere, 20 ai domiciliari. Devono rispondere di associazione finalizzata allo spaccio e al traffico di stupefacenti. Dalle indagini è emerso che ben 34 degli arrestati percepivano il reddito di cittadinanza. Una piccola somma a cui nessuno però sembrava voler rinunciare, visto che il giro d'affari superava il 1,5 milioni di euro all'anno. L'organizzazione aveva a disposizione basi che venivano utilizzate per lo stoccaggio di marijuana e hashish o come laboratori per cucinare e tagliare la cocaina e il crack. Gli spacciatori erano organizzati su turni di 24 ore per garantire la piena attività anche durante le ore notturne. Più di 400 le cessioni di stupefacenti monitorate dai carabinieri, 56 le persone segnalate alla prefettura, sequestrati 3 kg di stupefacenti e oltre 6.000 euro in contanti.